presenteremo quelli che sono gli orientamenti che non solo l'amministrazione comunale, ma anche il mondo della scuola, il mondo del terzo settore, il mondo cattolico vuole fare per contrastare la dispersione scolastica. E sarà presentato un protocollo d'intesa a cui siamo tutti invitati a firmare, perché il fenomeno della dispersione scolastica sappiamo bene che non è un qualcosa che interessa solo il mondo della scuola, ma interessa anche il mondo del volontariato, il mondo delle cooperative sociali, le parrocchie che in alcuni territori costituiscono l'unica agenzia educativa. Sarà presentato anche un progetto, il cui cuore è un software che sarà distribuito gratuitamente a tutte le scuole per conoscere in maniera scientifica questo progetto. Noi in questa città spesso siamo addolorati, mortificati da tutto ciò che succede e che investe il settore delle cattive azioni. Penso alla criminalità, organizzata, la criminalità comune, al teppismo giovanile. Spesso si chiedono alle autorità provvedimenti miracolistici che non sono attuabili, non sono realizzabili, perché nessuno ha la bacchetta magica per far sparire e scomparire questi fenomeni. Noi abbiamo la possibilità di programmare il contrasto, e lo vedo soprattutto in questa direzione, i disciplinari che andremo a sottoscrivere. Noi possiamo programmare il contrasto a tutti questi fenomeni attraverso investimenti che, signori miei, non possono che essere di lunga gittata, perché il seme che oggi andiamo a gettare darà i propri frutti soltanto fra qualche tempo, fra molto tempo. In una città come la nostra è come se volessimo adagiarci sulle negatività. C'è questo stile, questo atteggiamento che non aiuta a costruire. Costruisce chi? Il problema intanto non lo vive come tale, ma come sfida. Capite che anche l'uso delle parole diventa importante. La sfida è qualcosa che mi pungola, che mi motiva, che mette in moto la riflessione perché possa esserci il cambiamento. Talvolta è autoreferenziale, diventiamo referenti di noi stessi, incapaci di aprirci a una comunità, a saper lavorare in rete. Ma la serata di questa sera, come vedete, vuole proporre proprio un qualche cosa di diverso. La sfida è grande. Noi però qui, lo so per certo, abbiamo una fiducia, non dico cieca, ma consapevole, perché la cultura è la carta vincente. In questi anni il mondo della scuola ha fatto veramente tanto rispetto a un tema complesso e di notevole difficoltà come quello della dispersione scolastica. Approfitto anche per rivolgere un grosso abbraccio da parte della comunità di Cerignola al provveditore per l'atto di violenza subito dal vicepresidente della scuola media statale Murialdo nei giorni scorsi in quel di Foggia. Un abbraccio da parte della comunità di Cerignola. Noi ci siamo avviati in questo percorso un anno fa, quando invitati come amministrazione comunale, eravamo presenti sia io che il sindaco, che l'assessore Bertuzzelli, a un convegno organizzato dall'Istituto Tecnico Economico e Commerciale, dove si parlava di dispersione scolastica. Il tema era dire sì o dire no
ad un adolescente, e ciascuno di noi rappresenta la sua eccellenza il vescovo. Ciascuno di noi in quella sede ha espresso la propria opinione rispetto a quella che potesse essere una politica di contrasto alla dispersione scolastica. Evidentemente mancava un qualcosa, mancava, come dicevo prima, una rete che coinvolgesse tutti gli attori in campo, cercando di far andare questa comunità nella stessa direzione. E da quel convegno siamo partiti, da quel lancio di sfida da parte del preside, siamo partiti, ci siamo incontrati lì a qualche settimana con i dirigenti scolastici, con la rappresentanza della diocesi, io aggiungo con i rappresentanti dei due centri sociali operanti nella nostra città. Sono dati, per quanto riguarda Cerignola, incoraggianti. Incoraggianti per certi versi, perché abbiamo oggi circa 9.377, abbiamo dati che, cito a memoria, circa 7.000-8.000 alunni alle superiori e abbiamo la metà alle scuole medie. La bellezza di questa elaborazione è del tutto gratuita e soprattutto è fonte di MUR, presa dall'Anagrafe Nazionale degli Studenti. Ed è uno strumento che dovremmo utilizzare sempre di più, perché è uno strumento che ci fa toccare con mano senza avere segreti. Quindi ripeto e ribadisco la bontà del dato pubblico: quanti alunni sono presenti nelle nostre scuole, che siano maschi, che siano femmine, che siano di seconda elementare, che siano di terza elementare, che siano stranieri, sono tutti dati pubblici. Vengo a tre punti sotto gli occhi di tutti l'emergenza educativa che ci fa chiedere subito che fare. Ma che fare diventa una domanda a volte che ci porta ad azioni precipitose, almeno per quello che mi riguarda. Credo che dobbiamo renderci conto anzitutto di chi sono le persone sulle quali intervenire, e chi è nel mondo della scuola si rende conto chi sono, guarda in faccia a determinate persone, guarda in faccia i ragazzi, i giovani, guarda in faccia le loro famiglie. Chi sono? Ci ha detto poco fa il professor Cotaro che l'analisi che andrà a fare sarà di carattere quantitativo, ma dalla quantità noi riusciremo anche a ricavare in qualche modo, ecco, chi sono, quale danno, quale problematiche familiari avranno, cose che un database ci può dare in una maniera così molto generale, ma richiedono un approccio personale. La seconda, ecco, è una parola, la parola umiltà, almeno per quello che riguarda la Chiesa Cattolica, che è presente sul territorio con le parrocchie, con delle scuole cattoliche. Cerignola credo che sia in Puglia una delle città che ha una maggiore densità in proporzione al numero di abitanti di scuole cattoliche. Questa unità, permettete, io la voglio proporre a tutti quanti, perché ciascuno di noi che siede a questo tavolo può sentirsi geloso per alcuni dati. La prima parola, la prima espressione, chi sono questi ragazzi, quindi la seconda, unità. La terza, di fronte a questa emergenza, tutti quanti, ecco, ci sentiamo interpellati con qualcosa da fare, e più volte io stesso ho invocato direttamente alle forze dell'ordine un certo intervento, mi sono compiaciuto con loro, ho detto anche ai vertici della polizia, dei carabinieri, della polizia urbana, della finanza. È molto importante un'azione repressiva, però un atto terzultimo, penultimo. L'atto ultimo è l'atto di educare, e l'atto di educare in una città come la nostra ha bisogno di creare, sull'atto ultimo nel senso di primo, uso l'espressione latina che per ultimo intende quello più vicino alla realtà. C'è bisogno di creare un'atmosfera educativa.
quella che manca alla nostra città tante volte è l'atmosfera educativa, che possiamo creare soltanto noi adulti. Buonasera a tutti, sono Francesco Mancino, 32 anni, sposato, padre di due splendide bambine, una di 5 e l'altra di 4 mesi. Niente, io sono qui a testimoniare il valore della scuola e niente, io a 13-14 anni ho abbandonato gli studi per inseguire degli obiettivi lavorativi che mi hanno portato ad avere degli insuccessi. Questi insuccessi mi hanno penalizzato molto e ahimè mi ho pagato le conseguenze. Grazie a un amico di famiglia sono stato preso quasi per capelli da strade sbagliate che stavo prendendo, sono stato preso per capelli e mi hanno fatto conoscere l'Istituto Tecnico Industriale di Cerignola, soprattutto il corso serale, e lì mi sono iscritto e è nata tutta poi una passione che non credevo di avere. Col tempo sono riuscito a sviluppare delle applicazioni, dei software che sono in grado di gestire degli impianti domotici e ora grazie alla scuola sto avendo i miei primi risultati e niente, questo è, spero che sia un esempio a molti ragazzi che hanno deciso di abbandonare gli studi e spero che sia preso un esempio questo mio piccolo percorso. Devo dire a voi tutti, siete dei cittadini fortunati perché avete una rete di scuola che è un fiore all'occhiello per la provincia, di un fiore all'occhiello per la scuola provinciale, per la scuola regionale e anche per la scuola nazionale. La scuola di Cerignola è stata per tanti anni trainante come modello anche per sperimentazioni nazionali. Lo scenario di Cerignola è veramente esposto all'attenzione di grandissimi interlocutori istituzionali che ne riconoscono il valore, la qualità e soprattutto ecco, la dimensione gruppale che proprio alberga fra le nostre scuole. Perciò sono convintamente qui, per quei ragazzi che forse hanno bisogno, ci stanno lanciando anche nel loro silenzio, nel loro numero parlante, perché ci sono dei numeri, probabilmente ci stanno lanciando degli SOS e noi oggi li raccogliamo tutti quanti.